Right about now, the funk soul brother, check it out now. La Juventus non si ferma, la Roma è pronta a rispondere. Per rimanere a meno 4 dalla vetta, Spalletti punta la vittoria dopo la frenata ad Empoli contro un Bologna che non vince da un mese e mezzo e sogna il gran colpo. Amici di Centro Solo Sport, dallo Stadio Olimpico, Roma-Bologna, il posticipo della 12ª giornata del campionato di Serie A. Buonasera da Marco Cordaro e Daniele Carboni. C'è spazio per la Roma, Pirotti verticalizza per Dzeko che punta l'area di rigore dalla sinistra, la sezzata sull'under, Dzeko torna a tiro, il piazzato, pallone fuori di pochissimo, Roma a un passo dal vantaggio con il guizzo di Edin Dzeko. Tutto lo spazio per andare, due squadre molto lunghe, qui il Bologna ha dato la profondità alla Roma, se l'è presa Dzeko, è rientrato sul destro, ha calciato però male. Perotti che si allarga sulla corsia di sinistra nell'uno contro uno con Noji, serie di finte da parte di Perotti che riesce a passare fino in fondo in area di rigore, cross basso al centro per Salah, la girata, deviazione, Roma in vantaggio con Momo Salah, il tocco decisivo di Masina che nasconde il pallone alle mani di Da Costa, Roma 1 Bologna 0, Salah tira, Masina va a trafiggere Da Costa. Bisogna vedere se questo gol sarà segnato proprio a Mohamed Salah oppure se la deviazione abbastanza evidente del calciatore italo-marocchino poi andrà ad influire, quindi sarà considerato autogol di Masina che in scivolata anticipa il portiere, autogol di Masina. Bruno Perez davanti a sé, c'è Salah che riceve, lo scarico per De Rossi, la sponda per Bruno Perez che può andare nello spazio sulla destra, pallone all'indietro per Nainggolan, giù il rimorchio che la piazza con il destro, pallone sul fondo, opportunità colossale per la Roma al 31esimo. E qui Nainggolan doveva fare di più, la Roma ricerca il terzo uomo che è Bruno Perez alle spalle di Masina che non lo legge, Perez è bravo a vedere Nainggolan al limite, è un calcio di rigore, Nainggolan sbaglia. Si vede il taglio di Salah che scatta in posizione regolare alle spalle di Alandra, defilato sulla sinistra Momo Salah nell'uno contro uno con Ferrari, si ferma, lo scarico per Dzeko giunto a rimorchio, si mette in proprio per Dzeko fino a fondo, il diagonale con il piedone salva Da Costa, non è finita, pallone verso Strootman, tiro che viene murato, Pirotti dalla sinistra al limite dell'area di rigore, dribbling secco su Deiter, largo sulla sinistra per Dzeko, altro tiro, Da Costa ci arriva e poi allontana Alandra. Aggressivo Strootman, riesce a verticalizzare per Salah, solo davanti a Da Costa, Salah! Il raddoppio della Roma con Momo Salah, con Strootman che sforzeggia il pallone nel cerchio centrocampo, trova l'imbucata per Salah che solo davanti a Da Costa non sbaglia, sesto gol in campionato per Momo Salah, Roma 2 Bologna 0. Ormai è il modo in cui in Serie A si segna di più, l'errore dell'avversario, l'uscita di palla, di possesso, la perdita della sfera e poi la Roma che va dentro in contropiede gestendo la profondità, Salah tu per tu con Da Costa lo brucia. La Roma prova ad approfittarne con la velocità di Momo Salah nell'uno contro uno con Elander, sulla destra Momo Salah, la sterzata sul secondo palo, c'è Dzeko, il suggerimento proprio per lui, pallone che filtra, Dzeko se la sposta sul sinistro, il diagonale, salva Da Costa, il tap-in di Momo Salah, doppietta per lui e settimo gol in campionato per la Roma, due gol e mezzo per Momo Salah che aveva propiziato anche l'autogol di Masina, Roma 3 Bologna 0. È la sua serata, mette il motorino con i piedi, supera Elander in velocità perché Elander è molto più lento, la dà a Dzeko, Dzeko calcia, poi è molto bravo a distendersi questa volta Da Costa che però la lasci e Salah la mette dentro. Potrebbe essere anche tripletta per Momo Salah se il primo gol dovesse essere dato al giocatore egiziano. Può passare per Giacomelli, the end allo Stadio Olimpico, la Roma vince per 3-0 contro il Bologna, questo posticipo della 12ª giornata del campionato di Serie A, giallorossi che si sono portati in vantaggio con l'autogol di Masina al 14esimo del primo tempo sul tiro ravvicinato di Momo Salah, nella ripresa la doppietta dell'egiziano che fissa il punteggio sul 3-0, la Roma rimane in scia della Juventus al secondo posto a meno 4 dai bianconeri e mette nuovamente alle spalle il Milan. La Roma fa il suo, il Bologna no, il Bologna che si presenta a lungo, sempre aperto a concedere la profondità alla Roma, Roma che gli fa male, ma lo grazie anche perché poteva finire molto di più, con molto più distacco questa partita.